Torniamo a nord, in realtà a tre passi da Torino, e abbiamo Lorenzo Pio Bergamin dell'Istituto Norberto Bobbio di Carignano. Lorenzo, se sei da queste parti, vogliamo sentire la tua voce. Buongiorno, sono l'allievo Lorenzo Pio Bergamin dell'Istituto Norberto Bobbio di Carignano. Le nostre torte, sia la monoporzione salata che la torta dolce, sono state fatte con farine senza glutine. Farina di riso, farina di grano saraceno e farina di mais. La torta dolce ricorda, noi l'abbiamo chiamata Brito, ricorda il viaggio che è stato effettuato dalla mia docente nel 2005 da Brindisi fino a Torino. Invece per la monoporzione salata abbiamo deciso di chiamarla Savoiardo Birichin perché ricorda la forma di un savoiardo. E birichin perché nella marmellata che abbiamo messo all'interno come inserto c'è quella nota di piccantino con il peperoncino. E spero vi piacciono. Grazie Lorenzo, direi di passare senz'altro allo spacchettamento. Ecco, stanno il presidente di giuria e Renato Crivello stanno sottolineando che non c'era scritto qual era il lato alto e quindi stanno cercando di... Aspettate che vengo col video. Ok. Allora, facciamo vedere anche più un attimo. Pensavo sempre, cerchiamo di mantenere come erano le etichette, ci siamo trovati in questa situazione. E adesso andiamo a aprire. Abbiamo solo la pagliuzza per la... Okay. Segue con Eh attenzione. sì. Immaginiamo che questo sia qui sotto. Aspetta che vi faccio vedere. Quello sarà qui dopo. Vado solo a far vedere Certo. queste. Hanno identificato. Hanno Aspetta. creato proprio un Un logo. Però. adesivo che ho personalizzato. Noi siamo qua, Sì. abbiamo la documentazione. Volevo solo dire che la... Aspettate che Lorenzo sta intervenendo, se vogliamo alzare il volume anche il sound. Volevo Parla dire pure. che questa scatola qua è È ad l'incastro. incastro. Cosa intendi? Lorenzo può intervenire se ritieni opportuno. No, niente, esattamente come avete fatto, volevo dire solo questo. Meno male. Ci è andata bene. Possiamo partire col video. Buongiorno, sono Lorenzo Bergamin, frequento la terza H del Bobbio di Carignano. Vi presento la nostra idea per il concorso Premio Pasticceria Giovani 2022, una torta a base di frolla e frangipane che abbiamo chiamato Brito. Partiamo dalla base di frolla. Mettere in planetaria il burro con gli aromi e lo zucchero di canna e fare ammorbidire. Dopodiché aggiungere i tuorli, le polveri. Facciamo amalgamare
impellicolare e mettere in abbattitore a più 3 per 30 minuti. Stendere la frolla ad uno spessore di 3 mm. Poppare la frolla con l'aiuto del ring square della Silicomart e posizionarla su una teglia. Sia il fondo che la griglia. Tagliare delle strisce e posizionarle sui bordi dello stampo. Stendere un velo di marmellata sul fondo e adagiare il limone candito. Realizziamo quindi la frangipane. Montare il burro, gli aromi, lo zucchero e la pasta di mandorle. Aggiungere le uova poco alla volta ed infine le polveri. Dividere il composto in parti uguali, aromatizzando con scorza di limone e caffè. Formare il primo strato con la frangipane al limone, livellandola con una spatola a gomito, e il secondo con la frangipane al caffè. Adagiare la griglia. Cuocere a 165 gradi per 27 minuti. Temperare il cioccolato fondente bianco, colare con il cornetto quello fondente nelle lettere e coprire con il bianco. Far vibrare lo stampo per eliminare le bolle d'aria. Lasciare a riposo fino a cristallizzazione completa. Sformare e utilizzare per la decorazione. Buongiorno, sono Lorenzo Bergamin, vi presento la nostra preparazione salata per il premio Pasticceria Giovani 2022. Una monoporzione a base di frolle e frangipane che abbiamo chiamato Savoiardo Birichin. Per preparare la frolla salata, mettere in planetaria il burro con le spezie e il concentrato di pomodoro e far ammorbidire. Aggiungere i tuorli, poi le polveri. Raffreddare in positivo. Gelare nello stampo la marmellata di peperoni. Montare il burro con le spezie. Aggiungere il parmigiano e il seitan. Le uova e le polveri. Saltare i peperoni con olio, sale e zucchero e sfumare con aceto. Passare le nocciole prima nell'albume e poi nella paprika e tostare in forno. Aggiungere i peperoni al composto montato.
precuocere a 165 gradi per 5 minuti, realizzare uno strato di frangipane, adagiare sopra l'inserto di marmellata, completare con il secondo strato. Decorare con le nocciole. Far cuocere a 165 gradi per 15 minuti.